Il quarto giorno. TikTok Minamoto, sei in ritardo di 9 minuti e 42 secondi. Guarda i tuoi ritardi, Konishi. Perché sono qui? Posso pensare un decilione di modi migliori per passare il nostro tempo che con delle riunioni, giusto Max? Rivolgiti a lui con il signor Kitanji. Kitaninji. Va bene. Ci siamo tutti? Ehi Max, chi è quel bulldozer? Ecco voi Higashizawa, il game master di questa sessione. Si occupa di tutto al posto mio. È un grande onore per me, sir. Ascoltate, trasformerò i fracassoni di questa settimana in una fricassea. Hai intenzione di eliminarli e mangiarli? Sì, bella battuta. Ma le sue abilità sono indiscusse. Esatto, Higashizawa eccelle in tattica, raccolta di informazioni, volontà, fermezza e prestazioni. Tasso di giocatori eliminati ha superato le nostre aspettative di ogni gioco, in ogni campo. Un uomo provato di giudizio come Mr. Kitanji non avrebbe potuto scegliere diversamente. E lui sa cooperare a differenza di... La cooperazione è una fesseria! Comunque, me ne vado. Questo tempo sottratto è svantaggio della mia arte. Aspetta solo... Il signor Kitaninji non ha ancora parlato. Lascialo fare ciò che vuole. Sì, sir. Comunque, Higashizawa, stai procedendo molto bene. Grazie, sir. Più della metà dei giocatori sono stati eliminati. Il piatto è stato divorato. Il dessert imminente. Eccellente, non vedo l'ora. Ho parlato al compositore della tua promozione. Siamo d'accordo. La ringrazio molto, sir. Sento che sei pronto, ma ho una condizione. Quale, sir? Mi dica. Mi aspetto che tu, come mio legato nel gioco, non lasci in vita nessun giocatore. Non tema, sir. La ciambella riuscirà col buco. La ciambella della loro condanna. Questo ha solo fame. Ma dove sono adesso? Ehi, sei sveglio? Cosa stai facendo? Guardo le persone. Voglio dire, osservarle. Shibuya è così disomogenea. E ognuno ha la propria storia. Shibuya fa schifo. Chi ha bisogno di una città con così tante persone? Tutto ciò che fanno è mettersi tra i piedi e gridarsi l'un l'altro. Sono loro i veri rumori. Vorrei tanto avere un pulsante muto gigante. Ma ehi, hai mai provato a scansionarli tutti? È come avere la radio su ogni canale contemporaneamente. Già, è come se i principi di ognuno provassero a essere i più forti. Non c'è paragone con le altre città. Shibuya è un campo di battaglia. Già, è proprio così, è uno scontro di opinioni. Ma cavolo, tutte queste persone non possono nemmeno vederci, io. Già, ti rende triste? Triste? Io sono felicissimo, nessuno mi vede, nessuno mi scoccia e nessuno si aspetta niente da me. È un vero sogno, ma quando sarò sopravvissuto per 7 giorni, il sogno finirà? È tempo di missione, yo! Nulla che noi quattro non possiamo fare. Sì. Raggiungi Towa Records. Nessun limite di tempo. Se fallisci, sarai cancellato. I demoni. Niente limite di tempo. Ma è troppo facile. Towa Records è 10 minuti da qui. Perché non ci hanno dato il tempo limite? Perciò dobbiamo soltanto camminare per qualche isolato. Cavolo, ero pronto a una rissa, yo! Credo che non ci sia bisogno di fare squadra. Ma è troppo strano. 100 yen che hanno un asso nella manica. Yo, fermi tutti. Ho appena avuto una grande idea. Cioè, che succede, cariglia? Chi ha reso la missione di oggi completabile da poppanti di 3 anni? Calma, ragazza, respira. Lo stress non giova al tuo aspetto. Beh, scusami. Le missioni facili mi fanno infuriare. Ah, devo andare a distruggere dei giocatori. Ehi, riflettici un attimo. Mettiti nei panni dei giocatori. Sei arrivata al giorno 4, la missione è uno scherzo. Che cosa penseresti? Hai ragione. Credo che il boss abbia previsto. Inoltre, i giorni di riposo sono come manne dal cielo. Non possiamo dare il massimo per tutta la settimana. Non ce la faremo mai. Ma per favore, vorresti dire che tu ogni tanto dai il massimo? Dettagli. Comunque abbiamo ricevuto degli ordini direttamente dal boss. Va bene, hai vinto. Vediamo come metterai in atto lo spettacolo.
Tutta sorridente lei. Allora, la nostra destinazione è qua in fondo. Vediamo loro cosa dicono. E quale sarebbe la grande idea? Credite di una gara, noi due contro voi due, per vedere chi raggiunge Towa Records per primi. Cosa? Forza, Raima, andiamo! Cosa? Aspetta, Bitta! Bitta ha un sacco di energie. Già, con lui sono sempre in movimento. Qualche volta è un po' matto, però. È stato Bitta a chiedermi di essere la sua partner. Wow, così tu! Oh mio Dio! Raim, è quello che penso che sia! Eh? Cosa? Quel ciondolo, dove l'hai trovato? Bello! Oh, questo! Sì, ho sentito che è andato venduto molto velocemente. Perché, lo conosci? Sì, l'ho visto su una rivista. Io adoravo seguire le ultime mode in quanto a vestiti e accessori. Che fortuna, ne volevo così tanto uno anche io. Mi spiace, ma non posso darti il mio. È un regalo da parte di mio fratello. Hai un fratello? Già, più grande di me. È veramente gentile. Spero che stia bene. Oh, sono sicura che sta benissimo e lo rivedrai molto presto. Sì, lo spero tanto. Così, segui le mode. Decisamente, voglio essere una stilista. Amo creare vestiti. Ma per ora è soltanto un hobby. Credo che sia una bella cosa. Deve essere bello avere un sogno. Avere il pallino per qualcosa. Non so come sia. Non del tutto. Perché no? Non hai dei sogni? No. Ma quando guardo Beat, penso, continua ad andare avanti. Perché un giorno il sogno mi troverà. Già. Beat è veramente bravo con lo skateboard. Dice che il suo sogno è diventare il più bravo skater al mondo. Se lui può farlo, allora penso che anche io posso. Yo, Rhyme! Cosa stiamo facendo? Muoviti! Non vogliamo che Cuffiette vinca! Aspetta un minuto, Beat. La pazienza è la virtù dei forti. Bene, farei meglio ad andare. Ci vediamo a Towa Records. Wow, Beat è già molto lontano. Rhyme deve avere un grande da fare stare con Beat. Già. Quindi, non dovremmo sbrigarci? Non ho mai consentito a una gara. Se vuole correre, buon per lui. Allora possiamo andare tranquilli? Certo, perché no? Non c'è tempo limite e quei due se ne sono già andati. Allora possiamo prendere una strada secondaria. Dove hai intenzione di andare? Ti secca se andiamo al 10-4? Direi di no. Davvero, grazie. Report rumori. Aggiunge report rumori al menu principale e visualizza le informazioni sui nemici che hai affrontato. Vabbè, quali spille fanno cadere i suggerimenti per cancellarli. Ottimo. Eccoli qua, la lista di tutti i nemici che affrontiamo, insomma. Vediamo se c'è anche il pipistrellone dorato, già. Il supremo pipistrellone. A me, tra l'altro, non dispiacerebbe trovare, non lo so, qualche negozio che vende le spille. Però vabbè, intanto iniziamo. Ah, è veramente affollato qui. Stanno facendo i saldi o cosa? No, sciocco, il 10-4 è sempre così. Ah, oh mio Dio, questo completo e quella nuova linea, l'idea di quanto io ed Eri... Scusa, io e la mia amica venivamo sempre qui. Amica? La ragazza del telefono? È lui! Ah, rumori! Ehi, da questa parte! Ah, è uno stilista. Il principe è un gran figo, devo fargli una foto col telefono. Che tra l'altro, ora che... Oh, al tempo non lo sapevo, ma la ragazza bionda tutta un po' scura era una Gyaru, insomma. Oh, nessun rumore, soltanto casino. Chi è quel tizio? Eiji Oji, il principe del tedio. È la nuova superstar. Le persone amano il suo atteggiamento menefreghista. Il suo blog Fan al Mondo ha 10.000 visitatori al giorno. Wow. Fan al Mondo, che razza di blog è? Tu, giovanotto. Eh? Cosa ci fai il 10-4 se non sei nemmeno in grado di mettere insieme due vestiti? Non hai il senso della moda di Shibuya? Ma chi? Moda? Sì, capito. Tipo i brand del momento. Ah, la benedetta voce della saggezza. Almeno uno di voi sa come vestirsi. Sono costretta. Shibuya è il campo di battaglia di ogni ragazza. Per fortuna non sono una ragazza. Dovresti sapere che un completo trendy può trasformare un porcile nel migliore dei giardini. Ma tu, in quel completo? È come avvolgere la rosa della giovinezza in un involtino di tonno piccante. Snob arrogante. Non sono un involtino di tonno piccante.
Ha ragione, Neku. Da quando siamo qui... Oh no, lasciami fuori. Non mi importa nulla delle mode. Io indosso ciò che voglio indossare. Ah no, non puoi farlo. La chiamano affermazione di stile per un motivo. Il modo in cui ti vesti manda un chiaro messaggio. Allora vorrei indossare degli aghi. Così potrei cucirti la bocca. Guarda, tu hai il potenziale. Potresti essere molto cool. E io conosco la moda. Andiamo, è così facile essere trendy. Sì, ma ci vogliono i soldi. Va bene, non ho intenzione di forzarti. Ma i tuoi vestiti sono... cioè, non male, ma... Ma cosa? Ah, niente, dimentica quello che ho detto. Improvvisamente mi sento nudo. Mode? Allora, cosa c'è di interessante nelle mode? Oh, hai cambiato idea? Certo che no, è solo una domanda. Beh, Shibuya è veramente unica. Le mode qui cambiano proprio velocemente. E cambiano te e le persone attorno a te. Perciò sarebbe meglio per te tenerle sempre sotto controllo. Meglio in che senso? Shibuya ha 13 trend. La loro popolarità determina la loro presenza nella classifica del brand. Ogni area ha la propria classifica dei brand che puoi vedere nel menu principale. Il brand più popolare guadagna bonus di attacco in combattimento. Non che alla fin fine... Cioè, sì, è utile come informazione, ma a livello pratico poi te ne freghi il cazzo. Vabbè, sono già al top io. Non ho bisogno di aiuto per essere cool. So di che parlo, Neku. Ho studiato la moda pezzo dopo pezzo, per diventare un giorno una stilista. Ma non mi dire. Mi è sempre piaciuto cucire. Ho cominciato con cose piccole, come animali di peluche. Quindi quello che porti sempre in giro con te l'hai fatto tu? Oh, che carino. Già, e anche i vestiti che ho addosso. Sul serio? Wow, sembra che tu li abbia comprati in un negozio. Grazie. Ma i vestiti li ho soltanto cuciti. Eri era la disegnatrice. È lei quella strabiliante. Eri? Oh, la ragazza del telefono. Ho ancora molto da imparare. Ma un giorno... Ambizioni future. E così, una stilista di moda, eh? Sì, vorrei mantenermi facendo vestiti. I bei vestiti rendono felici le persone e questo rende felice anche me. Bah, si è già pianificata tutto il futuro. Non l'avrei mai pensato. Ecco perché sei così schizzinosa con i vestiti. Ci provo, ma ho ancora molta strada davanti. C'è così tanto da imparare. Bello. L'avevo sottovalutata. Ha un sogno. È più di quanto si possa dire di me. E invece il peluche? Miau! E così questo peluche è una tua creazione? L'ho fatto molto tempo fa, perciò non è molto bello. Perché ce l'hai ancora? I peluche sono solo per bambini. Ma taci, questo è il mio psycho. In che altro modo potrei combattere i rumori? Quello è il tuo psycho. Vuoi dire che non ci hai mai fatto caso fino ad ora, Neku? Vuoi dire che usi questo maialino come un'arma? Non è un maiale! È un gatto, Mr. Miao il gatto. Mr. Miao? Ma quanti anni ha? 3? Senti, io so soltanto come usare la quel che è. Telecinesi, ok, ma perché proprio su un peluche? Non avresti potuto prendere qualcosa di più potente? Come un coltello, una spranga, qualcosa del genere? Ho provato, ma Mr. Miao è stato l'unico a funzionare. E comunque, non sono io a muoverlo. Combatte a modo suo. Quindi non è telecinesi? In effetti no, è connessione telecinetica, insomma. Oh, tu sei offeso. E il maialino si muove da solo. E se fosse posseduto? In attesa del momento giusto per farci a polpette. So che è bruttino, ma... Miau. Senza di lui non avrei mai cominciato a cucire. Vuoi fare un po' di shopping allora? Compro oggetti nel negozio per riempire la barra dell'amicizia. Amicizia è farti amico del commesso. Ah, ok, già lo sapevamo. Se entrerai in confidenza con il commesso ti darà informazioni sull'abilità degli oggetti o ti offrirà di comprarne di nuovi. Ah, giustamente. Gli oggetti del negozio contrassegnati nella parola missione rosso non possono essere comprati con il denaro. Già lo sappiamo. Per ottenere un oggetto missione dovrai raccogliere materiali, va bene. Se uno degli oggetti richiesti è una spilla dovrai essere in grado di padroneggiarla prima che il commesso l'accetti, va bene. Allora, abbiamo finalmente un po' di negozi. Oggetti missione. Ah, la chiaro di prima. Benvenuta a D+B. Fammi indovinare da solo un'occhiata, ma dai. Vabbè, vediamo.
Cosa vuoi? Ne possiedi tre, perfetto. Ah, i cosi rossi, è vero. Quindi potenziamento, difesa, attacco e potenziamento fusione. Mentre questo, ok, venditore nota un'occhiata, ti rivela abilità minigonna di jeans, va bene. Quando Shiki la indossa la sua difesa aumenta. Giustamente, se la indosso io di sicuro non mi aumenta nulla. E vuoi metallo raro, pelle resistente, minigonna scozzese, ok. Quando Shiki la indossa aumenta la difesa. Beh, questo costa 4.800 e noi abbiamo 6.000, direi che ancora un po' tanto, un po' tantino. Vediamo questo. Oh, una spilla. Senza brand, proiettili di energia, attacco 50, dura 10 utilizzi, colpisci Neku con un fendente. E vuole un oricalco. Beh, l'oricalco sicuramente è un oggetto molto raffinato. Sicuramente lo troveremo più avanti. Mostra la quantità di tempo trascorso durante la battaglia. Niente eccezionale, ma è già qualcosa. New York. Quando Neku lo indossa il contacolpi impiega un po' meno tempo per scomparire. Va bene. Un'altra spilla. Ok. Tocca uno spazio vuoto per rilasciare un macigno in quella posizione. Infligge danno a contatto. Tocca rapidamente per far piovere più pietre. Questo è utile. Ecco, una cosa che effettivamente non ho mai compreso fin dal tempo del DS è come concatenano due spille che hanno lo stesso effetto. Cioè tipo tocca spazio vuoto, ce l'ha sia quella del proiettile che questa. Ma chi ha la precedenza? Cambia a discapito di quale metto prima o si attivano assieme? Non mi ricordo. Accelera la carica del tasto di sincronizzazione con le combo incrociate. Quando il tuo partner indossa, il tuo tasso di sincronizzazione salirà molto più velocemente. Beh, questo è utile. Quando Shiki la indossa, smette di arrabbiarsi con te per essere fuggito dalle battaglie. Sinceramente non credo che fuggiremo mai. Però penso che questo sia buono. Il tasso di sincronizzazione è più veloce. Beh, può essere utile, dai, lo compriamo. Meglio di nulla. Vorrei comprare anche la spilla, però prima voglio vedere se gli altri negozi hanno qualcos'altro. Tipo questo è un oggetto missione, anche questo, vediamo cosa vuole. Un oricalco anche questa. Tocca rapidamente uno spazio vuoto, anche questo. Tocca rapidamente uno spazio vuoto per attivare il suo psico. Però non mi dici che cos'è lo psico, vabbè, chissà quando lo troveremo un oricalco. Quando Neku lo indossa la sua difesa aumenta. Queste sono sneakers ovviamente. Impedisce a chi indossa di venire respinto quando colpito da attacchi nemici. E in realtà essere respinto non è una cosa così sbagliata, perché se ti dà un colpo ma fa una combo, se mi spingi indietro non mi prendi. Quando Shiki lo indossa comincerà le battaglie col 20% di potenziamento del tasso di sincronizzazione. Beh, questo è buono. E vabbè, per adesso non comprerei altro perché abbiamo veramente pochi soldi. Anche se gli oggetti missione, però li lascio un attimo da parte. Fai attenzione alle mode da ora in poi, Neku. Ah. Ok, andiamo verso Tower Records. Beat e Rhyme ci staranno sicuramente aspettando. Ogni area di Shibuya possiede una classifica dei brand. Sì, me l'hai già detto. Riconoscibilità brand. A Neku diamo un gelato. Dice che è mangiabile. Da quello che ho capito l'altra volta, ci ho fatto poco caso, ma sono abbastanza sicuro che ognuno abbia i propri gusti su determinati cibi. Ora non mi ricordo come e se si può riconoscere chi apprezza cosa. Però per esempio Shiki l'altra volta sul suo ramen ha detto che era delizioso, mentre lui adesso ha detto che è mangiabile, editable. Però l'effetto che fa è utile. Una volta che l'avrà digerito aumenta il coraggio, e Neku ha 18 di coraggio, è poco poco. Questo qui dobbiamo darlo al partner, quindi lo diamo a lei. Ecco fatto. Non dice niente sui vestiti, quindi mettegli determinati vestiti probabilmente non dà effetti. Però se metti tutti i vestiti di un brand probabilmente ha senso. Vorrei comprare delle spille però. C'è qualche negozio da qualche parte? Ehi Neku, aspetta. Cosa? Quando scansiono qualche volta vedo qualche strano simbolo verde. L'abbiamo già uccisi, non ti preoccupare. Mi chiedo cosa sia. Simbolo verde? Ah, il maiale. Ehi, hai ragione. Mi ricordo un maiale. Ah, è il segnale del maiale sul cellulare acceso. Ehi, ricordi? Il rumore speciale, quello di cui ha parlato il signor Anekoma. Intendi il rumore maiale? Se ve ne ha parlato, che cazzo dite anche voi? Ha detto che i rumori maiali fanno sempre cadere delle spille. Esatto. Perciò dovremmo andare a combatterli, no? Roba gratis. Sai che roba. Inoltre le spille che indossi acquisteranno più esperienza. Abbiamo solo da guadagnarci, giusto? Giusto.
Va bene, è deciso, distruggeremo questi maialini. Il segnale maiale del tuo telefono si accenderà quando entrerai in un'area con un rumore maiale presente, ok? Questo è utile, che almeno me lo segna. Tipo adesso il rumore maiale è acceso, perfetto, allora dammi un secondo. Visto che appunto da un bel po' di esperienze e noi non è che abbiamo chissà quante spille, facciamo così, mettiamo queste. Però aspetta, perché? Vabbè, usiamo anche il fuoco, ecco. Stavo dicendo, questa qua io non riesco a usarla bene con questo, perché farlo dall'alto verso il basso non sempre lo prende. Però il fuoco funziona. Proviamo, almeno prendiamo un po' di esperienza. Rumore maiale, visto, qua. Prendilo, bravo, vai a menarlo. Miau, miau, ammazziamo il maialino. Dai, Shiki, menalo. Perfetto. È molto difficile combattere i maiali se non ti vengono addosso, eh. Vediamo. Beh, chissà quanta esperienza. Carica amore. Abbiamo preso anche il food digerito da Shiki. Perfetto, attacco 1. È sempre bene che comunque anche lei aumenti le sue statistiche. Ce ne sono altri? Ovviamente no. Esperienza, non è che ne abbiamo guadagnata chissà quanta, però meglio di nulla, dici. Questo cosa fa? Ah, è già padroneggiata, quindi vale 5000 yen. Alla madonna. Attivazione istantanea. Aumenta la quantità ripristinati dalle spille che recuperano PF. Ah. Vabbè, con questo effettivamente... Se non hai altre spille da aggiungere, qualcosa. Ma anche solo se troviamo altre spille, che ne so, colpisci il nemico e guadagni una percentuale, è sicuramente una buona combo. Ma io devo passare da qua? Devo fare il giro tutto lungo? No, però c'è il tipo. Vediamo. Volete superare questa barriera? Portatemi 2 spille da 1000 yen. Ce le ha il rumore numero 2. Il rumore numero 2? Lo stesso nemico potrebbe lasciare cadere spille diverse in battaglia a seconda delle tue impostazioni di difficoltà. Va bene. Non è che già ce l'abbiamo? Ho quella da 100, quella da 5000 e quella da 500. Minchia. Dobbiamo trovare un nemico da 1000 yen. E ce l'ha il rumore numero 2. E però io non so qual è il rumore numero 2. Aiuto. Dobbiamo combattere a caso, insomma. Va bene. Abbassiamo un po' il nostro livello di 1. Che almeno qualcosa troviamo. E qual è il rumore numero 2? Ce n'è uno nuovo. Aspetta che lo colpiamo. Manca il girino, ma non riesco a prenderlo, è troppo piccolo. C'hanno delle hitbox terribili. I nemici piccoli sono difficili da prendere perché c'hanno delle hitbox terribili, veramente. Tipo adesso non riesco a beccarlo perché è dietro di me e non riesco a prenderlo. Però qualcosa abbiamo ottenuto. Abbiamo ottenuto dei bling. Una da 1000 yen, anche se abbiamo preso un grado terribile. Abbiamo preso veramente troppo. Però adesso so che sono le rane che dobbiamo trovare. Ma ci sono due tipi uguali che passano, vabbè. Dove sono le rane? Eccoti di nuovo qua. Vedi, tipo, molto spesso non riesco a fare il colpo... di sparo perché non anzi il colpo di fulmine perché non riesco a beccargli la hitbox, perché
beccassi effettivamente il personaggio e non l'effettiva, come si dice, l'effettiva hitbox del personaggio, sarebbe filo filo più semplice. Figa, ste bolle fanno un sacco di male. Ecco qua. Forse sto gioco è veramente, cioè, con il joypad in mano è veramente più facile da giocare in due che in singolo. Colpisci! Se poi ci fossero le debolezze come in Pokémon, sicuramente la ranocchia la uccideremmo fast. Merda. La uccideremmo fast col fulmine. Non riesco a colpire i girini che mi girano attorno perché sono veramente piccoli. Madonna mia. Vediamo, abbiamo preso una 1000 da 1000 yen. Yes, abbiamo aumentato il grado alla C, perfetto. Beh, abbiamo dovuto pagare il pizzo per passare, ma tieniti due cose da 1000. Volete superare questa barriera? Portatemi due spille da 1000 yen. Ce l'ha il rumore numero 2. Obiettivo raggiunto, barriera eliminata. Ma le spille me le hai tenute? 5000 yen, minchia. Sì, ce le ho ancora quelle da 1000, quindi non me le ha rubate.